Buongiorno, bentrovati, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Filo Diretto. Oggi è giovedì 21 aprile, e naturalmente siamo in piena par condicio, per cui non potremo parlare di politica, non potremo fare nomi di politici, però possiamo parlare degli argomenti, diciamo, più caldi, quelli che ci interessano di più. Le ultime notizie venute fuori in questo periodo sono sufficienti per farci fare delle riflessioni importanti a prescindere da quello che sono naturalmente le questioni politiche più locali, le questioni politiche amministrative, quelle che riguardano personaggi politici che hanno un ruolo in zona, che naturalmente in questo periodo devono entrare in una specie di blackout e non se ne può parlare in televisione. Io mi chiamo De Vinci, vi accompagnerò in questo spazio. Se vorrete partecipare, il numero telefonico è 0131 23 10 92. Subito all'inizio, naturalmente, vorrei dire che molte segnalazioni noi le riceviamo anche al di fuori di questo programma e le riceviamo costantemente, a dire il vero, anche quando andiamo al supermercato, in farmacia o tutte le volte che ci muoviamo per strada, ci capita di incontrare qualcuno che ha da suggerirci un argomento di cui parlare, poi riceviamo telefonate, mail, eccetera, eccetera. Uno dei temi che per esempio è venuto fuori ultimamente è che in questo periodo, che non c'è proprio un movimento di automobili, un movimento, come posso dire, paragonabile a quello che c'era un po' di anni fa, neanche nel traffico automobilistico o di gente in giro per le strade, insomma, è tutto un po' più spento, un po' più rilassato. Ma ci sono alcune cose che hanno successo che in effetti vengono frequentate, delle occasioni in cui la gente esce di casa e va. Una delle cose che ha più successo in questo periodo di ripresa finalmente dell'attività è l'attività fisica, quindi giocare a paddle, andare nei centri importanti dove si praticano degli sport. Bene, c'è una zona di Alessandria, per dire, dove c'è un grande richiamo di personalità, di oltre che di sportivi, di famosi, anche di gente comune che va a giocare. E naturalmente c'è una congestione di traffico. E questa signora mi faceva notare che in zona Cristo ad Alessandria, dove c'è il famoso centro grigio, molto frequentato, dove a qualunque ora del giorno naturalmente ci sono persone che vanno ad allenarsi, insomma a dare sfogo a quello che è un po' di vita all'aria aperta, alle attività, poi si creano intasamenti, parcheggi selvaggi, cose che sono in effetti un po' insopportabili soprattutto per coloro che abitano in zona. Questa cosa la notiamo in diverse zone della città. Allora io mi chiedo, se in questo periodo c'è il deserto in giro, non c'è molto movimento, ma fare due passi in più e andare a parcheggiare la macchina un po' più in là e poi andare nel centro, non parcheggiare sull'aiuole, non parcheggiare vicino all'incrocio, renderebbe la vita di tutti molto più semplice, darebbe un segno di civiltà. Per cui noi muoviamo subito. Questo io mi sento di muovere subito questo invito, poi andremo anche a fare un servizio perché siamo stati pressati per andare a fare delle riprese televisive per far capire cosa succede. Sentiamo una telefonata, pronto? Pronto, sono Roberto, buongiorno. Buongiorno Roberto. Volevo chiedere, Dede, Sì. per cortesia, mi può dire su che canale trasmettono le partite o voi trasmettete le partite dei grigi? Ah, noi non possiamo trasmettere la partita dei grigi perché la questione dei diritti del calcio, come sa, cambia tutti gli anni. Quest'anno è stato comprato da una società che si chiama DAZN e una parte di certi campionati viene trasmessa solo da DAZN, soprattutto quello di Serie A. Quelle di Serie B vengono trasmesse anche da Sky, che ha condiviso i diritti. Quelli, per esempio, della Coppa Italia vengono trasmesse dalle reti in chiaro di Mediaset, se non sbaglio, anche di Rai. E
e poi ci sono le partite di Coppa dei Campioni che invece vengono trasmesse da Amazon su Prime. Quindi non è una risposta semplicissima, noi abbiamo i diritti per comprare le azioni principali delle partite e le facciamo vedere però l'indomani. No, mi scusi, ma l'altra settimana no? C'era sì. Una signora che, di Tortone, che aveva detto che lei vedeva le partite sui vostri canali, si ricorda? Ma non, magari non la vera partita, vedeva la sintesi, le highlights si chiamano, la vera partita non credo, o ascoltava magari il nostro commento, perché siete Gold, la nostra sede di Milano, fa il commento in diretta alle partite, ma non vede i giocatori, sente il racconto come ecco, se fosse una radiocronaca. Quanto si può sentire questo? Ah, penso in diretta, mentre c'è la partita, lei viene sul nostro canale, il 10, Telecity 7 Gold, e ci sono i giornalisti che da Milano, i calciatori, arbitri che partecipano al programma e commentano in diretta la partita. Quindi non so, se la partita è alle 6, lo vedrà alle 6 del pomeriggio, alle 18. Se la partita è alle 20:30, lo vedrà alle 20:30. Normalmente grazie, succede. Buongiorno. Grazie a lei, buongiorno, grazie a lei per averci fatto questa domanda, così chiariamo. A livello locale poi naturalmente ci sono tutta una serie di, come possiamo dire, servizi, ma non le telecronache o quelle vie di mezzo che stanno tra la radiocronaca e le telecronache. Questa storia dei diritti è molto complessa, potremmo parlare per delle ore. I diritti del calcio riescono a muovere un intero paese e a fargli decidere se mettere satellite o se collegarsi via internet, perché c'è chi trasmette via satellite e c'è chi trasmette solo via internet come DAZN. Quindi chi vuole vedere le partite molto spesso deve magari fare quel salto di qualità e andare a un collegamento anche abbastanza veloce per poter vedere le immagini fluide della partita. Pronto? Sì, pronto, buongiorno signor Vinci, sono Manuel. Buongiorno Manuel. Buongiorno, ben ritrovato dopo tanto tempo. Grazie, grazie. Niente, volevo dire due cose. Allora, sull'Alessandria, incrociando le dita con tutti i cominciamo, magari già da domenica potrebbe essere veramente una giornata fondamentale. Lunedì. Per assicurarci i play-out. Sì, giocheremo potrebbe lunedì. Dire le ultime tre, dunque, almeno quel pensiero già ce lo togliamo. Sì. Per poi giocarci le ultime due, vedere in base al risultato che facciamo noi e che fa la SPAL, vedere se riusciamo a fare veramente il miracolo, a raggiungere la SPAL e praticamente evitare anche i play-out. Lì sarebbe come sì. Vincere il campionato, cioè esatto. Un qualcosa di sarebbe la ciliegina, altro che la ciliegina sulla torta, certo. Incrociando le dita sempre, perché esatto, incrociamo le dita. Comunque, detto questo, in bocca al lupo ai grigi, sì. Che qualche domenica fa sembravamo quasi morti, Longo è riuscito a rivitalizzarli, dunque ben venga, e speriamo bene per le ultime tre. Grazie, poi, grazie. Devo dire l'ultima cosa, sì. Sul fatto dell'aggressione della Russia all'Ucraina. Ora, è pur vero che in Italia alcuni, non tutti, perché io non faccio mai tutta l'album fascio, ci sono anche giornalisti per bene che lavorano bene, fanno il loro lavoro bene, però ci sono alcuni giornalisti che fanno troppo sensazionalismo, alcune testate che mettono magari video che non c'entrano niente con la guerra per fare più sensazionalismo. È vero questo, però io mi faccio una domanda, ma è pur vero questo fino a portare al fatto che alcuni, per fortuna non tanti, cioè dicono che praticamente sono gli ucraini che si bombardano da soli, che si ammazza, che sono i militari ucraini, che è tutta una finta. Ora io dico a queste persone, chiamarle persone mi viene veramente difficile, ma perché non fanno un biglietto di sola andata per l'Ucraina e vanno a vedere direttamente quello che succede? Certo. Vedere se è tutta una finta, se è tutta certo. Una fiction. Perché certo. Vedere bambini morti, donne stuprate, quella non è fiction, quella è realtà. Ed è vero credere a Putin che nel suo paese se non sei con lui, sei contro di lui e rischi la vita? E questa è la libertà che queste persone pensano. Grazie Manuel. Lei andrebbe a lavorare in Russia da Putin? È una domanda così che le faccio così. Grazie, buongiorno. Grazie, grazie, buona giornata. Non credo, non andrei. Anche perché
con la mia non capacità di controllarmi, sicuramente la parola guerra mi scapperebbe e basterebbe solo questo per farmi rischiare 15 anni di galera. Perché lì questa libertà che noi diamo come una cosa scontata, acquisita, come un diritto assoluto di poter parlare, dire, non è poi così facile da, diciamo, avere. In moltissime zone non si può parlare, neanche citare alcune cose, non si possono pronunciare delle parole, in moltissime altre non si può andare a scuola o studiare certi temi. Noi già che siamo una delle democrazie più grandi del mondo abbiamo che se ho qualcosa da dire contro i racconti, le interpretazioni di certi avvenimenti storici del nostro paese che vengono un po' condizionati da quelli che appartengono a una fazione politica e che gli altri vorrebbero più in primo piano e viceversa. Ecco, la libertà di parola non è cosa semplice, è un diritto assoluto, un diritto all'informazione, un diritto alla nostra scelta. In alcuni paesi purtroppo non è così. Ma noi dobbiamo combattere per avere un mondo intero in cui esista questa libertà di parola. Se andiamo a vedere però metà del mondo non ce l'ha. C'è ancora molta strada da fare. Cosa possiamo aggiungere? La disinformazione è diventata un tema incredibile, importantissimo ed è uno dei motivi, una delle cose di cui si parla di più anche nei corsi di aggiornamento che facciamo noi giornalisti, perché oggi è troppo facile mettere in giro delle fake news che indirizzano anche chi è in buona fede, che indirizzano malamente, perché le foto bisogna sapere se sono state ricostruite, bisogna analizzarle bene per capire se sono foto originali o se sono delle costruzioni fatte in uno studio, in un laboratorio, per metterti, comunicarti un'idea sbagliata. Sentiamo la tua telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno a tutti, buongiorno Dede. Buongiorno, da dove ci Senti, ho chiami? sentito poco fa che hai parlato di indisciplinarità degli automobilisti Sì. e che è diminuito il traffico automobilistico, Sì. però dovresti anche considerare che è aumentato il traffico dei monopattini e l'indisciplinità di quelli che vanno sui monopattini elettrici. Di qualcosa, grazie, buona giornata. Grazie, grazie. Allora, in effetti questo è un tema su cui stanno cercando di intervenire un po' in tutte le città dove il monopattino ha avuto più successo, le città come Torino, come Genova, dove ce ne sono veramente tanti. Si cerca di regolamentare la velocità, si cerca di metterli in condizioni o di convincerli a rispettare i cartelli stradali, a non andare in contromano, a non andare a delle velocità che mettono in pericolo gli altri. Purtroppo quello non è semplicissimo da risolvere perché fa parte, diciamo, della capacità di stare in mezzo agli altri di ognuno di noi. Lo vediamo anche solo con le biciclette, più che solo con i monopattini, eh. Anche con le bici è veramente una vita durissima. Io ho delle difficoltà a guidare di sera perché arrivano tutti questi da tutte le parti, senza le luci, senza niente. E chi guida un'automobile in genere corre un rischio molto più grande. Loro di farsi male, ma l'automobilista di andare nelle grane, in grosse grane. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Da dove ci chiama? Buongiorno Dottor Gigi, buongiorno, sono Angelo da Michelino. Angelo, come andiamo? Ben trovato, è da un po' che Grazie. non mi faccio sentire. La scorsa settimana ho parlato con la sua collega, dottoressa Chetti. Sì. Adesso per far condicio ho visto lei e l'ho chiamato. Lei, Angelo, mi fa sempre Quindi ridere, è era solo per un fantastico. saluto. Poi diciamo che lei... Attenzione. Allora, volevo dire, siccome lei ha citato che noi siamo una nazione, no, ha parlato di democrazia, Certo. ma io sinceramente siamo, giusto, come dice lei, siamo in democrazia, però
però sicuramente no, questa libertà di democrazia l'abbiamo travisata, perché la democrazia è una bella parola, ma dovremmo essere noi persone che dovremmo capire. Per esempio, lei ha parlato prima del parcheggio, fare quello che lei ha detto, cercare un posto un pochino più avanti, fare 4 passi o anche 8, 10 passi per raggiungere il posto dove vogliamo, dove dobbiamo andare, non è che poi è tanto difficile e ci costerebbe poco. Costerebbe tanto essere educati, perché se io sono un democratico, voglio la libertà, però la mia libertà, secondo me, finisce dove inizia la sua. Non mi posso mettere in doppia fila per ostruire il passaggio delle altre vetture. Almeno secondo me la penso così. Buona giornata. Grazie. È stato un piacere vederla e sentire. Grazie, grazie. Anche per me è molto bello sentirla. E pone anche delle questioni sempre in maniera molto simpatica e delicata, direi, perché c'è chi si arrabbia con gli automobilisti e perde il controllo. In realtà dobbiamo dire che questo è un malcostume che c'è ancora in questo paese, tipo chi si mette in coda se non è regolato da numerini, da imposizioni o sistemi che ci inquadrano, ci fanno andare come fanno alle poste, che so io, in cui ti obbligano a stare seduto. Prima, no, si mettevano tutti in coda e c'era chi voleva arrivare prima. Cioè, oggi succede ancora in molti posti dove non ci sono questi percorsi obbligati. Succede per chi sta in piedi, in coda, succede anche per gli automobilisti. Tra l'altro mi diceva questa signora che ci sono i parcheggi vicino che sono totalmente vuoti, però per fare 10 metri in meno loro che vanno a fare attività fisica preferiscono parcheggiare sulle aiuole. Va bene, sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo parlare del prezzo dei carburanti. Sì. E perché ci stanno, ovviamente ci stanno un po' prendendo in giro questi signori del petrolio, non è solo questione di accise che comunque continuano a restare. Sarebbe bello vedere che tutti avessero coscienza popolare e si mettessero in coda pian pianino, a parte quelli che hanno troppa fretta, che devono andare all'ospedale, e fare benzina solo anche da chi fa un centesimo in meno, e vedere la coda lì e gli altri distributori tutti vuoti, e poi vediamo se il prezzo non comincia a calare col prezzo offerta e il prezzo di mercato, quando c'è l'offerta e quando c'è la richiesta. Sì. Quando non ha zero richiesta, che vedrà il suo distributore vuoto, magari la compagnia abbasserà un centesimo, poi abbasserà un centesimo l'altra. Basterebbe quello per difenderci certo. dagli speculatori. Certo, grazie, grazie a lei. Questo è un esempio di far valere il proprio diritto anche nelle cose più piccole, anche nelle cifre più piccole, avanzare una richiesta di essere rispettati, di essere in qualche modo, come posso dire, trattati bene. Ed è il motivo per cui forse molto spesso, e qui dico esattamente l'opposto di prima, gli italiani non hanno un buon rapporto con il proprio paese, perché non si sentono difesi e in qualche modo devono trovare personalmente una soluzione. Io sentivo l'altro ieri per dire che gli autovelox, quelli che misurano la velocità e che fanno delle multe, molte multe, quasi il 50% non è omologato di quelli che sono, che esistono in Italia. Però intanto la multa arriva, anche se sappiamo che quello è comunque una mancanza che renderebbe non valida la multa. Ma ci andrebbe un'autorità, non che ogni singolo cittadino si metta lì a fare ricorso, ci andrebbe un'autorità che
si prenda a cuore questa cosa, che difenda noi cittadini. Quindi ritengo che sia importante la sensibilizzazione, che ognuno faccia la propria parte, che magari vada a scegliere il posto dove fare benzina che costa di meno, ma ritengo che sia ancora più importante che un garante, che è uno che difende i nostri diritti, intervenga. Perché se poi tutti quelli che hanno il potere in mano fanno un cartello e decidono di tenere in alto i prezzi dei telefoni, i prezzi della benzina, i prezzi di tutte le sciocchezze del mondo di cui non possiamo fare a meno, ecco, allora non saremo mai tutelati. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io ero una che guardavo sempre il telecite, che c'era il telegiornale alla mezza, all'una e mezza. Adesso dove siete? Ma lei da dove ci chiama? Io abito a Pozzolo, vicino a Novi Ligure. Pozzolo, vicino a Novi Ligure, lei dovrebbe vedere la sede di Alessandria per il telegiornale, sì, alle 12.30. Sì, ma non so, io andavo a Maurizio, poi c'era il telegiornale, adesso non riesco a vedere più niente là. No, allora, se lei sta guardando il programma, mi sta vedendo in onda, sì. Questo è il canale 10, e sì. Qui alla fine di questo programma sì. Ci sarà il telegiornale alle 12.30 ed vabbè. È il telegiornale in diretta su Telecity 7 Gold, canale 10. Il 111 invece è dove andavano in onda magari alcuni programmi, alcune sì. Repliche, quello non c'è più nella regolamentazione. Lo so. Però Maurizio Silvestri, per dire che è una nostra delle figure più simpatiche, peccato. No, lui c'è al mattino, però su questo canale è stato spostato dal 111 e è venuto qui sul canale 10. No, l'editore ha detto: non cancelliamo questo programma perché è un programma molto seguito, lo scambiamo soltanto dal 111. A lei, la Porcetola, a tutti, sì. Eravate bravi con il giornale, adesso non vedo più. No, 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 lei guardi al mattino alle 9, anzi alle 8:30, c'è già Maurizio Silvestri in onda e ci sono alcuni programmi, alcune rubriche che prima andavano in onda su una nostra seconda rete. Adesso è tutto concentrato qui, sarà che vi faccia. Se allora, lei mi vede. Al giorno, sì. Poi il telegiornale alla sera, adesso c'è stata questa rivoluzione che va in onda alle 19 come ai vecchi tempi, non più alle 18, quindi se vuole vedere il telegiornale di sera alle 19, chiunque lo vuole vedere. Alle 19:30, sì, quello è lo spazio. No, dico a mezzogiorno, come adesso, ma fra un po'. Anche adesso sarà alle 12:30, dalle 12:30 alle 13. Va bene, grazie. Grazie. Buongiorno. Ne approfitto per dire che la trasmissione invece è dedicata al calcio, all'Alessandria Calcio, che va in onda in genere lunedì. Lunedì scorso l'abbiamo spostata a martedì, perché lunedì era Pasquetta e l'Alessandria Calcio giocava di lunedì. La stessa cosa succederà, ecco, grazie a Michele Manzina e Marco Mandirolo, che sono le regie, che puntualmente ci mandano questo promemoria. Martedì alle ore 13 sarà il prossimo appuntamento con Grigio nel cuore, perché il 25 aprile, che è lunedì, è festa e i Grigi giocano in casa, quindi cosa facciamo? Guardiamo la TV che non ha ancora il risultato, meglio guardare l'indomani al martedì alle 13 e commentare la partita che è stata giocata il 25 aprile alle 15 allo stadio Moccagata. Anzi, vi invito assolutamente a partecipare a questa partita importantissima per rimanere in questa categoria. Ci siamo vicini, però incrociamo le dita. Pronto? Pronto, buongiorno signor Dede, sono Gino d'Alessandria. Buongiorno Gino. Niente, volevo sapere una cosa, perché io seguo sì. Varie trasmissioni perché mi piace la politica, ma non riesco a capire perché ancora stamattina in una trasmissione non si riesce a sapere che c'è il prezzo che noi paghiamo, il petrolio, è un segreto di Stato. Sì. Cioè, perché è un segreto di Stato? Non riesco a... perché deve esserlo? Non lo so. Se lei ha una risposta, io la ringrazio. No, io, grazie per la domanda, però io qui mi riaggancio a quello che è stato il discorso iniziale, la libertà.
La libertà in alcuni paesi non esiste o non esiste quasi. Noi viviamo in un paese democratico, ma non abbiamo la libertà assoluta. E il motivo che ci tiene lontani molto spesso, a distanza dai governanti, dal governo, è proprio questo, quello di non darci tutte le informazioni necessarie di cui avremmo bisogno, di cui abbiamo diritto. Voglio dire, perché non devo sapere quanto influisce e quanto non influisce un'azione fatta da alcune società o dove sta la realtà, la verità? Molte volte ci si nasconde dietro al segreto di Stato, dietro al buon motivo del non agitare le acque, non alzare le tensioni sociali, e invece molto spesso sarebbe meglio sapere la verità e ci autoregolamenteremo e acquisteremo fiducia anche più del nostro governo, nei nostri governanti. Forse siamo arrivati al termine, Michele, siamo arrivati al termine? Sì. Ok, grazie Marco. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio il telegiornale, mi raccomando seguitelo, è tra pochi minuti, lo dico anche per quella signora che probabilmente era abituata a vederci sul nostro canale. Grazie, arrivederci, ci vediamo domani.